Il fatto che l'Europa sull'immigrazione ha fallito nella gestione, nel senso che l'accordo sulla redistribuzione è un accordo interno, l'Europa dovrebbe difendere i suoi confini dall'immigrazione, non li ha difesi e quindi legittimamente ogni paese sta chiedendo di difendere i suoi confini. La redistribuzione è un passo successivo, cioè io voglio prima difendere i miei confini, poi l'Europa è talmente fallito che non solo non difende i suoi confini, ma poi una volta che sono entrati non li redistribuisce, ma mi mette pure i confini a 20 miglia con la Francia che me le respinge indietro e mi fa passare. E allora è un doppio fallimento dell'Europa quello dell'immigrazione. Due volte è fallito. Beh, quindi siamo contenti di apprendere che Giordano vorrebbe quello che vogliamo noi, cioè una polizia di frontiera europea. L'Europa non difende le proprie frontiere esterne perché non è una sua competenza completa ancora. Quello che accade a 20 miglia, quello che accade a 20 miglia lo fa la Francia, non lo fa l'Europa, quindi lo fa un paese che fa il sovranista quando fa quello. Quindi il punto è proprio questo, che noi non andremo da nessuna parte se continuiamo così. Onorevole Maggi, lei ha ragione. Lei ha ragione, la Francia si sta difendendo, l'Italia non si sta difendendo perché in cambio di un po' di flessibilità sui conti pubblici per poter dare il bonus elettorale degli 80 euro ha ceduto, si è calata le braghe, si è calata le mutande di fronte all'Europa e quindi non difende i suoi confini. Quindi io dico l'Italia dovrebbe difendere i suoi confini come fanno molti altri paesi. Ma detto questo, il problema del nell'Europa è completamente falso. Cioè io certo che vorrei un'Europa, una polizia di confine, vorrei sogno. Bisogna cedere sovranità per fare questo. No, Giordano. aspetta, io sogno l'Europa unita, così come vorrei l'Europa che unisse la sua economia nel sogno migliore. Siamo tutti europeisti, siamo cresciuti col sogno dell'Europa e le economie integrate. L'euro sarebbe una bellissima moneta se si basasse su delle economie integrate. Il mio dubbio è che noi non siamo più in grado di farlo, che l'Europa ha fallito la sua grande occasione storica e a questo punto non si può dire più Europa perché è fallita e quindi non si potrà avere. Mi piacerebbe che ci fosse, ma non c'è, e siccome non c'è voglio difendermi da solo, visto che l'Europa non è stata in grado di difendermi in nessun modo. Ma il problema è stato evocato adesso da Giordano, un'altra questione, quella dei conti pubblici e dell'austerity, come dice la Le Pen. Ma non è che ce l'ha imposto l'Europa di avere un debito pubblico al 132% del PIL. È una responsabilità delle nostre classi dirigenti. Da questo punto di vista, se difendere la propria sovranità significa difendere il fatto che si comprano i voti dei cittadini continuando a fare spesa pubblica, quindi con i loro soldi poi li si compra, spendendo 60-70 miliardi di interessi ogni anno. E attenzione, perché noi siamo in un sistema proporzionale di nuovo e la storia, la nostra storia ci dice che con i sistemi proporzionali aumenta la spesa pubblica e aumenta la pressione fiscale. Vorrei controllare la mia moneta, onorevole Maggi, vorrei poter controllare la mia moneta. La scelta di poter controllare la mia moneta, l'euro è stata fatta in un modo folle e lei lo sa benissimo, perché per fare una moneta unica, e lei lo sa benissimo, bisogna integrare le economie. Non si può imporre una moneta unica su economie così diverse, diventa una camicia di forza che ci ha uccisi, ci ha ammazzati. Diciamo che la scelta di fare l'euro presupponeva una scelta strategica condivisa, che era quella di fare l'unione politica. Non è stata fatta e rischiamo di qui alle prossime elezioni europee di vedere la disgregazione anziché l'integrazione. Ma è il risultato di scelte folli. Che le stesse forze politiche che sono state premiate dagli elettori ci penseranno bene, già stanno modificando i propri toni e proveranno ad agire in maniera diversa che non andando e precipitandosi alla disgregazione. Non sta in piedi questa costruzione. Il problema è che questa costruzione, io credo anch'io che probabilmente modereranno, perché nessuno vuole fare salti nel vuoto, perché fa paura a tutti. Però che questa struttura non sta in piedi, non è stata in grado di difenderci dalla grande crisi che ci è piovuta addosso, ci sta distruggendo, ci ha ammazzato, ci ha reso più difficile la competitività. È evidente a
a tutti. Vediamo la seconda parte. L'Europa ha ritrovato l'unità nell'imporre queste misure con le spie su basi ancora del tutto molto vaghe. Noi ci siamo accodati con un governo morente. Ecco, mi sarebbe piaciuta una altrettanta unità che non c'è stata nella lotta al terrorismo, dove l'Europa invece si è sempre dimostrata ridicola, con la polizia che neanche si parla fra una polizia e l'altra, e con i terroristi che continuano ad arrivare con i barconi, mentre per anni e anni ci continuano a dire i terroristi col barcone, ma no, ma cosa dici, ma per l'amor del cielo, i terroristi non viaggiano sul barcone, invece ci sono arrivati in casa.